Chi ci segue sa che è da un po' di tempo che non ci occupiamo solo di letteratura nel senso stretto del termine, cioè di libri, ma anche di teatro, di cinema, di radio, insomma una visione a 360 gradi. Stasera faremo un tuffo nella storia conoscendo un mito che è Re Alarico, e poi non mancheranno le altre rubriche come di consueto nella libreria Mondadori di Cosenza, ma cominciamo subito col nostro sommario. Ci capita di proporvi dei classici, libri che sono eterni, che sono sempre importanti, che riescono a lanciare messaggi e possono essere letti più di una volta. È il caso di Anna dai capelli rossi. Nel nostro immaginario infantile Anna rappresenta un percorso molto interessante di un'orfana che riesce comunque a trovare il suo posto nella vita, malgrado i problemi che sicuramente le si pongono dinanzi. Una ragazzina che è molto moderna, ma che riesce comunque a lanciare dei messaggi che possono portarci più lontano. La sua esistenza non comincia in maniera facile e invece poi piano piano vedremo che c'è il riscatto. Una proposta che viene raccontata da Lucy Montgomery nella versione originale, e in questa versione invece della Giunti Junior è raccontata da Vanna Cercenà, una bellissima collana che vi consigliamo. La signora Raquel se ne stava seduta alla finestra nella sua solita postazione e teneva d'occhio qualsiasi cosa si muovesse nei dintorni. La sua casa sorgeva nella via principale di Avonlea e da lì poteva dominare la strada che dalla valle si arrampicava fino alle colline rosse. Era in una posizione privilegiata, per cui nessuno che arrivasse o partisse da Avonlea, un paese posto al centro di una penisola triangolare protesa nel Golfo di San Lorenzo e bagnata dal mare nei due lati, poteva sottrarsi alla sua vista. L'artista dannato è il binomio che di solito contraddistingue, no, i miti. Secondo te è sempre così? Intanto cominciamo da qui. Ma dipende un po' dai periodi in cui si vive, dai periodi che vengono descritti. E l'artista dannato richiama a una capacità di vivere sul margine tra i sotto. Tra l'eros e il thanatos, sul margine tra il corretto e lo scorretto, tra il paradiso e l'inferno. E chi è che non è attratto da chi riesce a trovare equilibrismi su questo margine? Beh, l'artista tutto sommato è un indagatore di questi confini. Però questa immagine, no, che poi non so, un modello che è, a cui soprattutto i giovani si ispirano, non rischia di appannare quello che è lo studio, il talento dell'artista, soprattutto se si tratta di musicisti come nel caso di cui ci occuperemo stasera? Beh, sicuramente noi abbiamo un over, un catalogo elevatissimo di artisti che poi in questo lavorare sul margine sono caduti dall'altro lato e poi hanno distrutto le loro esistenze, che so, in molti casi cadendo nel baratro della droga, mettendosi in una condizione di un vissuto come nel caso dell'epoca in cui descrive la nostra autrice i fatti di questo musicista, che so, dell'alcol. Però di fatto io credo che l'artista abbia il dovere di esaminare, di verificare lo stato delle cose su quel confine, che è un confine che noi spesso percorriamo ma non ci accorgiamo di percorrere. Bene, è come se disvelasse questa condizione, una sorta di epifania di quel limite. Una storia particolare, bellissima, drammatica ed eterna, quella della leggenda del trombettista bianco che ci racconta Dorothy Baker, tra l'altro una storia vera. È una storia vera, siamo, diciamo, ai principi del secolo scorso.
siamo più o meno nel periodo in cui il jazz diventa un modo di partecipare cosa? In alcuni casi gioia, in altri casi dolore, ma sicuramente vivacità umana. La leggenda del trombettista bianco si mette all'interno di un novero di misteri che in questa, diciamo, chiassosa musicale però dimensione di questa America, perché stiamo parlando di un'autrice americana, beh, ha reso immaginifico il nostro modo di pensare a quei tempi. Io credo che sia giusto metterci in condizione di esplorare insieme alla Baker, di esplorare questo mondo, e tra l'altro lei ce lo fa fare in maniera deliziosa. A me ha colpito molto anche lo stile della scrittrice, che ci porta nei luoghi, ci fa vivere le atmosfere spesso cupe, e poi è un libro che racconta molto di musica e, come dire, educa anche alla musica, sì, vero? Sì, ma tra l'altro fa capire come la musica attraversa, parliamo di altri confini, parliamo dei confini geografici oltre che quelli, diciamo, metaforici di cui parlavamo prima, e questo forte legame che c'era in quell'eco, per esempio, tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove non si poteva parlare di musica senza parlare di Francia, ma come si faceva a poter parlare liberamente di pittura o di letteratura senza aver fatto una capatina a Parigi? Quando parlo di capatine significa stare lì in un ambito che è un ambito dove si intessono amicizie, si costruiscono legami che poi danno la stura a storie eccellenti, a storie che hanno segnato il nostro vivere di lettori, non soltanto di lettori, e come questo libro della nostra amica, potrei dire, Baker. Che noi vi consigliamo, La leggenda del trombettista bianco. Quella che sto per scrivere è la storia della vita di Rick Martin, ora che è finita, ora che Rick è crepato e si gode, come dicono, l'eterno riposo. Non c'è molto da dire in linea di massima. Rick nacque in Georgia 5 o 10 minuti prima che sua madre morisse e una decina di giorni prima che suo padre facesse i bagagli e lo mollasse a sua zia, all'epoca 17enne, e al fratello di lei. 8 anni dopo, i due si trasferirono a Los Angeles portandoselo dietro, e fu lì che Rick crebbe, seguendo quella che sembrava fosse la sua strada. Imparò a suonare il piano strimpellando nelle chiese e nei locali, anzi ovunque riuscisse a trovare un piano. Jorge Amado è lo scrittore brasiliano forse più letto e tradotto in tutto il mondo. Oggi vi voglio proporre questo libro, potremmo dire profumato o profumoso, Gabriella Garofano e Cannella, perché questo personaggio è meraviglioso all'interno del libro, veramente profuma di garofano e alla pelle color della cannella, questa bellissima mulatta, appunto Gabriella, che il protagonista, che si chiama Nasib, vede tutti i giorni al mercato e si innamora della sua sensualità. Gabriella è una forza della natura, appunto, e sa di garofano e sa di cannella, per cui attrae, per questo suo essere prorompente, attrae gli uomini, e Nasib la porta nella sua casa come cuoca, sperando di avere il suo amore, ma soprattutto di averlo tutto per sé. Ma Gabriella è una forza della natura, dicevo, è qualcosa che va al di là dell'essere terrestre, per cui dispensa i suoi amori anche ad altri uomini, e quindi all'interno di questo romanzo voi troverete proprio questo grande senso dell'amore, gli odori, i profumi, i colori di Bahia, che è il luogo che ci racconta Jorge Amado agli inizi del Novecento, ma soprattutto vi sorprenderete perché vi troverete davanti ad un romanzo che profuma. Ci dice Italo Calvino che oggi abbiamo perso il naso, non sentiamo più gli odori. Ebbene, in questo romanzo voi sentirete l'odore di garofano e cannella, un romanzo bellissimo proprio per essere profumato. In quell'anno, 1925, quando sbocciò l'idillio della mulatta Gabriella e dell'arabo Nasib, il periodo delle piogge s'era tanto prolungato oltre il naturale e il necessario che i proprietari si incrociavano per le vie come gregge smarrito per chiedersi l'un l'altro, la paura negli occhi e nella voce,
non cesserà mai. Si riferivano alle piogge. Non s'era mai vista tanta acqua precipitarsi dal cielo, notte e giorno, quasi ininterrottamente. Ancora una settimana e tutto sarà perduto, l'intero raccolto. Dio mio! C'è un'Asturia appesa a un filo, oh buongiorno viaggiatori, laddove la letteratura è flora del pensiero. Benvenuti voi siate nella caccia al tesoro del barbaro invasore Re Alarico. Il nostro universo sarà l'ideale delle scene nelle quali si rappresenta lo senno eterno, tanti gran giochi di ruote e sopraruote. Salve, io sono Alarico, re dei Visigoti. E già all'età di 6 anni cavalcavo destrieri lungo la foce del Danubio, perché signori miei, un barbaro inizia a formarsi in tenera età. Barbaro sì, e ne sono fiero. Ma ogni barbaro, sappiate, che ha sempre avuto una grande aspirazione, quella di diventare un romano. Perché Roma, signori miei, come voi tutti saprete, era la luce del mondo. Perché mentre noi andavamo a cuocere le carni sotto le selle dei cavalli, a Roma esisteva l'emancipazio, il diritto, il divorzio. E scusate se questo è poco. E quindi, come ogni buon barbaro, volevo diventare anch'io romano. Alarico, intervista alla storia, perché volevi diventare un buon romano? L'ho appena detto, perché Roma era esempio di grande civiltà nel mondo. E la cosa più bella per un barbaro era mantenere la sua caratura di barbaro, ma diventando un romano. Perché hai scelto Cosenza? Perché Cosenza è una città bellissima. È una delle più belle città che un uomo può scegliere per vivere, e nel mio caso anche per morire. E perché avete un clima fantastico, avete una città soleggiata, avete i monti, avete il mare, avete tutto, cioè tutto, avete un cielo bellissimo, avete inverni fantastici e estati meravigliose. Questo tesoro esiste davvero? Questo tesoro esiste, è sempre esistito, ma nessuno lo troverà. Voi avete trovato me oggi però, voi state parlando con un fantasma, siate già felici per questo. È l'idea di trovare il tesoro che rende gli uomini sempre più ambiziosi, sempre più vogliosi di scoprire. E difatti penso che voi oggi vi troviate nel posto migliore dove imparare e scoprire. Che emozione c'è nell'impersonare un personaggio come Alarico? Significa togliere fuori tutto ciò che di barbaro hai dentro, anche quando nella vita di tutti i giorni non è necessario e non è permesso farlo. William Gatto, oggi il cantastorie riesce ancora ad incantare? Mi auguro di sì. Credo che attraverso un racconto le persone possano vivere dei passaggi salienti per la storia del nostro territorio. Di conseguenza andarla a narrare può essere un modo diretto per scoprire le nostre radici, le origini di questa meravigliosa città. È da un po' di anni che va avanti questa esperienza, Cosenza come risponde? Io credo bene, perché siamo appunto in questo luogo, luogo di cultura, nel centro della città, tanti sono i cosentini che curiosi vogliono scoprire meglio qualcosa che fa parte del loro patrimonio incommensurabile. Ebbene, la storia legata al re Alarico può essere la chiave di lettura per l'appunto, per scoprire poi tutti gli episodi e i personaggi significativi che sono collegati alla nostra città. Quanto ti affascina il mito di Alarico? Beh, secondo me tanto, perché ovviamente da sempre l'uomo va ricercando un tesoro, essendo poi in questo caso il più prezioso che possa esistere. Io credo che insieme a quello degli Incas e degli Aztechi potrebbe veramente, perché sono queste 120 tonnellate di oro che noi ricerchiamo, il candelabro a 7 braccia,
l'argento che vi è sicuramente qualcosa di importante, però vorrei sottolineare che è solamente un pretesto, perché a noi ovviamente non interessa realmente l'Eldorado, bensì facendo una passeggiata, una scoperta in questi magici luoghi, possiamo poi riscoprire per l'appunto Telesio, Campanella, Gioacchino da Fiore, il Brigantaggio, i Fratelli Bandiera e tutti quei personaggi che rappresentano realmente il vero tesoro di cui la città si deve vantare in tutto il mondo, perché credo che siamo in un momento di molto interesse, se ne parla tanto e quindi siamo pronti oramai, perché si parla tantissimo di turismo culturale, ad accogliere come si conviene il viaggiatore di ogni dove. Buonasera, questa sera parliamo di questo libro ultimo edito da Mondadori di Giorgio Orelli. Giorgio Orelli, deceduto nel 2013, quindi recentemente, grande saggista, studioso e critico letterario delle opere di Dante, di Goethe, di Pascoli, di Montale, ma anche interessato alla poesia. 44, anno nel quale uscì la sua prima raccolta, che è costantemente ha pubblicato liriche. Orelli è uno dei massimi poeti contemporanei italiani e invito alla lettura delle poesie perché con linguaggio semplice, con un linguaggio abbastanza comprensibile, riscopre la poesia che è insita nelle piccole cose, nelle cose quotidiane, che diventano esse stesse, per la loro natura di piccole, oggetti di liriche importanti. Quindi riscopriamo la semplicità del mondo che ci circonda e la semplicità degli oggetti che possono essi stessi fare poesia attraverso le liriche di questo grande contemporaneo poeta italiano. Per te ricordo questa sera Isotta, aggrappata a Tristano, su uno scooter fra Toscana ed Emilia. Partimmo che il mare la trava in tempesta e avvezzi come siamo a conifere, tanto più rapinosa ci abbagliava quella luce d'ulivi nel vento. Isotta, lieve, posata, sospesa i piedini dai tacchi arresi come in un giro più alto di giostra, poi tra i noccioli e le care robinie la grandine e sul passo la neve non aveva coperto tutto il verde. Ma in poco d'ora cangiò faccia il mondo. Un altro vento si levò, dischiuse il valico del sole e all'imbrunire, in terra già lombarda, sul ponte sotto cui sfrecciavamo, le due ombre abbracciate contro il cielo. Parliamo di autorevolezza, perché uno scrittore non può essere tale se non è autorevole. L'autorevolezza è quel patto che lo scrittore sancisce con il lettore nel momento in cui decide di scrivere la prima parola della sua storia. E deve stare attento perché il suo lettore non deve essere deluso, ma neanche compiaciuto. In questo caso lo scrittore deve dare al suo lettore tipo un senso di sicurezza nel leggere le sue parole, la sua storia. Vi consiglio di leggere uno scrittore autorevole, che è Céline, Viaggio al termine della notte. Amiche e amici di Segnalibro, ben ritrovati nello spazio che anche questa settimana chiude la puntata di Segnalibro, che dedichiamo alla classifica dei libri più venduti durante la settimana. Un appuntamento al quale teniamo particolarmente, che analizziamo e costruiamo grazie ai dati di vendita che ci fornisce la libreria Mondadori di Cosenza, che ci ospita qui nei suoi locali nel cuore della città, in piazza 11 settembre. È stata una settimana senza grandi scossoni, un solo nuovo ingresso che si posiziona direttamente nella parte alta della classifica, che però andiamo ad analizzare nel dettaglio, partendo dal libro che occupa la posizione numero 10, la nuova favola dell'autore cileno Luis Sepúlveda, storia di un cane che insegnò ad un bambino la fedeltà, edito da Wanda. Nono posto per il nuovo libro di Diego De Silva, Terapia di coppia per amanti, edito da Einaudi, e un altro autore italiano, il criminologo Donato Carrisi,
si attesta alla posizione numero 8 con il suo nuovo thriller La ragazza nella nebbia, edito da Longanesi. Ad una incollatura, il nuovo libro inchiesta del giornalista Gianluigi Nuzzi, che indaga gli scandali del Vaticano, il libro è Via Crucis ed è edito dalla casa editrice Chiara Lettere. Lascia la parte alta della classifica il libro che è stato un po' il fenomeno del 2015, ma che continua a essere vendutissimo, è il libro dell'autrice inglese Paola Hawkins, La ragazza del treno, edito da PM. Passiamo alla parte alta della classifica, che è aperta alla posizione numero 5 dal nuovo ingresso, il nuovo libro di Antonio Manzini, 5 indagini romane per Rocco Schiavone, edito da Sellerio. Sono 5 indagini del vicequestore Rocco Schiavone ambientate a Roma prima del trasferimento forzato in Val d'Aosta. Posizione numero 4 per Fabio Volo, anche questa settimana fuori dal podio, il suo nuovo romanzo è Tutta vita, edito da Mondadori. E podio che è aperta alla posizione numero 3 dal nuovo libro di Nicola Sparks, Nei tuoi occhi, edito da Sperling e Kupfer. Sua maestà Andrea Camilleri si attesta alla posizione numero 2 col suo nuovo romanzo ambientato ai nostri giorni. Camilleri, anche quando non utilizza il suo siculo italiano che lo ha reso famoso con Il commissario Montalbano, si dimostra bravissimo e affascinante. Il suo nuovo romanzo, Noli me tangere, edito da Mondadori. Una conferma al primo posto della nostra classifica per Papa Francesco e la sua conversazione con Andrea Tornielli, In nome di Dio e misericordia, primo posto della classifica anche questa settimana, l'editore, ricordiamolo, è la PM. Anche questa settimana la puntata di Segnalibro termina con una rubrica alla quale teniamo particolarmente, Calabresi al top, che è dedicata agli autori nati nella nostra terra che più hanno venduto durante la settimana. Calabresi al top prevede 5 posizioni ed è aperto alla posizione numero 5 per il bel libro di poesie del giovane autore cosentino Antonio Meli, La notte prima del whisky, l'editore La Twins Edizioni. Posizione numero 4 per la bella raccolta curata dalla dottoressa Maria Raffaella Ramundo, Touch Me, il guerriero in una mano, edito dalla Luigi Pellegrini, editore di Cosenza. Posizione numero 3 per Carmine Abate, La felicità dell'attesa, il suo nuovo romanzo edito da Mondadori. E un nuovo ingresso alla posizione numero 2, una pubblicazione particolare, edito dalla casa editrice di Soveria Mannelli Rubettino, il libro aperto degli aforismi, curato da Fausto Capelli. Una conferma anche questa settimana alla posizione numero 1 per Pino Gallo, meglio conosciuto col nome di Battaglia di Cembotà, il 68 a Cosenza, testimonianze e immagini di una rivoluzione sociale e culturale nella città di Cosenza. L'editore è la Pietro Macchioni, editore di Varese. Per questa settimana è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Segnalibro, ricordandovi ancora una volta che i libri per vivere hanno bisogno di noi e probabilmente anche noi un po' di loro. Alla prossima!